passion that day. It's a pain I cannot bear, but she could be anywhere. Well, I'm struggling not to cry. You're a bluebird and have to fly. Stars are always set to shine. At my sir, it's time to die. It seems so long ago when I held eccoci you qua. In my arms. Now you're just a dream. Gotta face it on my own again. There's a dark and it drives me insane. Ecco qua, amici miei. Tutto rotto. Manca un... Ma cazzo si toglie la sto coso. Ecco. Allora, c'è tutto a fondo. Un saluto a tutti. Ovviamente musica non copyright. Siamo al toppissimo. Siamo al toppissimo. Mentre West End è un po' meno al top. Infatti. Comunque, oggi, questa sera, ragazzi, ancora manca un altro invitato. Addirittura, così non mi dici niente, mi lasci queste sorprese. Anche mi piace. Un invitato, se non sbaglio, se ci sarà, ovviamente. Cercherà di esserci anche sul tardi, magari, quindi noi possiamo anche cominciare. Ok, questa sera parleremo del Green Pass. Allora, vorrei cominciare. Quello che sta per avvenire, ragazzi, sì? Non so perché, non so se tutti lo sanno, ma il 15 ottobre sarà il D-Day. Guardate, sarà una specie di obbligo vaccinale. Il Green Pass, in ebraico, è un'attestazione digitale israeliana introdotta nel 2021. Perché evidentemente gli israeliani sono stati i primi a introdurlo. Perché loro, se non sbaglio, sono stati anche i primi a completare la vaccinazione. Correggetemi se sbaglio, o almeno completare. Avviare la campagna, insomma. Allora, l'obbligo vaccinale in questo momento c'è solo in Grecia e in Arabia Saudita, forse in Arabia Saudita. E il 15 ottobre noi saremo, ci sarà il D-Day, che non sarà proprio un obbligo vaccinale, ma se tu praticamente tu al lavoro non potrai andarci se non sei vaccinato. Tu non potrai andare al lavoro. L'ultima notizia che ho io sull'obbligo vaccinale è che ci sono quattro governi nel mondo che lo fanno adottare. E sono Indonesia, Turkmenistan, Micronesia e Tagikistan. Questo stiamo parlando di un articolo del 4 settembre, se non sbaglio. No. Invece Grecia e Arabia Saudita pure sono unite a questo. Ottimo. Veramente l'ottima Arabia Saudita, naturalmente senza offesa per nessuno. E come mai secondo voi ci sono così pochi paesi che hanno imposto l'obbligo vaccinale? Questa è la volta buona che dopo il lavoro in nero uscirà il Green Pass in nero, amico hanno mio. Già hanno già provato a venderli su Telegram. C'è già. Allora, intanto qui abbiamo con noi, in diretta da Fondaghello, Daniele Carnamucio. In diretta dalla Svezia, il nostro White Svezia. Stefano Bianco. Non so esattamente come si chiama il posto dove sei, dove risiedi. È il comune di Stoccolma, ma la città si chiama Västerhaninge. Vabbè, siamo nello stoccolmese. Stoccolma sud. E invece direttamente da Catania, il buon Filippo Fispa. Chiamiamolo Fispa. Fispa. Chiamiamolo Fispa, per... Fispa. Chi
chiamiamolo così, Pispa per privacy. Pispa, secondo te come mai diciamo che l'obbligo vaccinale c'è in così pochi paesi? Parliamo di obbligo vaccinale. Un obbligo va in contrasto con i diritti di un cittadino. Quindi diritti di libertà di scegliere di non vaccinarsi. Anche perché se tu, quando tu oggi ti vaccini, ti fanno firmare uno scarico di responsabilità i medici, perché no, ovviamente non si prende nessuno la responsabilità di quello che può accaderti, e che significa, tipo, cioè io mi sono fatto tutte e due le dosi, partiamo da questo presupposto, ma facciamo finta che qualcuno abbia il beneficio del dubbio, ok? E che non, perché non sa effettivamente magari quello che c'è in questo vaccino, quello che fra 10 anni magari potrebbe un giorno causargli, ha questo dubbio e non vuole farsi il vaccino. Perché obbligare a farselo? Certo, questo è giusto. Io in realtà penso che il motivo sia quell'altro che hai detto. Cioè quello che hai detto, che è inserito nella fase, cioè il non prendersi la responsabilità di eventuali conseguenze. Certo. Che a quanto ci dicono i mezzi di informazione sono stati poche conseguenze. Ci sono stati dei casi, purtroppo hanno causato per un certo periodo una sfiducia nei vaccini. Oggi si sentono pochi casi, ogni tanto magari ti pubblicano quel post dove ti dicono che un tizio in provincia di Vattene a Pesca è morto per il vaccino, però sono notizie che potrebbero anche essere semplicemente strumentali per cercare di alimentare una certa frangia estremista, chiamiamola così, ma estremista non parlo di destra o sinistra, parlo di estremismo nel voler affermare la propria idea a tutti i costi. E diciamo che noi stiamo vivendo, secondo me, in un'era di grandi estremismi, quantomeno dal punto di vista prettamente, chiamiamolo, intellettuale, cioè della trasmissione delle idee, secondo me. Comunque poi magari ditemi un po' che ne pensate. Tu Stefano, in Svezia com'è la situazione? Beh, qua in Svezia, come sempre è stato, sin dall'inizio della pandemia, non a nessuno gliene frega niente del Covid, nel senso che se uno si vuole vaccinare, boh, ma anche come la mascherina, se uno se lo vuole mettere, se lo mette, se no uno non se la mette. Posso dire che secondo me il Green Pass inizialmente io pensavo potesse aiutare la risoluzione di questo problema, giusto per alcune zone, le RSA, gli ospedali o quelle zone un po' più particolari, ma più che altro a me non sembra un invogliare la gente a fare cose, cioè a tamponarsi o a farsi il vaccino, ma stanno obbligando le persone a vaccinarsi, che secondo me è la cosa più sbagliata. Loro, come ha detto Filippo, come ha detto Fispa, non si prendono le responsabilità di metterlo obbligatorio e così. Però in Svezia, cioè, la gente si vaccina, ma non ne fanno un gran caso. Se uno lo fa, lo fa, se no amen. Bordello sono sempre qua in Italia. Beh, non solo in Italia, penso che in tutta Europa ci siano molti bordelli, ma anche in Europa, molti paesi credo che abbiano avuto anche le loro manifestazioni sia contro il vaccino e sia contro il Green Pass, che credo sia comunque, penso che ci sia un Green Pass in tutti i paesi europei, presumo, poi non vorrei, io non so i fatti di fuori, però effettivamente quello che dite voi è giusto, nel senso che un obbligo velato è forse peggio di un obbligo esplicito, perché l'obbligo velato è dire semplicemente io ti obbligo ma non te lo posso dire. E quindi questo è un pochettino frustrante. Io comunque sento veramente che ci sono alcune regole, no? Alcune imposizioni, alcune prassi che mi fanno pensare certe volte di essere vittima letteralmente di una lunga serie di prese per il culo, ma non dal punto di vista, lasciamo stare, negazionisti, cose varie, no, non parlo di quello, parlo della gestione quotidiana poi della pandemia, cioè tu devi fare delle cose e non capisci perché le devi fare, e ci sono tante contraddizioni, poi magari ne parliamo anche sul Green Pass stesso, un attimo chiudo la porta, scusate.
Beh, come per assurdo di questo Green Pass sono il fatto alla Camera, i deputati che non hanno l'obbligo di Green Pass per andare a votare, perché il diritto di andare a votare è sacrosanto e tutti ci devono andare in qualsiasi condizione. E questo ti fa capire la contraddizione che obbligano il cristiano comune che deve lavorare con il Green Pass e loro che sono i primi a volere il Green Pass e non lo vogliono. E questo fa ridere, è la solita situazione all'italiana. Questo va fatto capire a tutte quelle persone che trattano intanto trattano i no Green Pass come dei Novax, e già cominciamo a mettere tutto, ciao Antonio, a mettere tutti nello stesso calderone. Già c'è un errore di fondo, no? Cioè, sì, Esattamente. il Green Pass sono preso come un Novax, possibilmente estremista di destra, perché alla fine poi la categoria è quella, cioè il profilo medio è quello lì, no? A parte questo, cioè, questo lo vorrei far capire a quelle persone che inseriscono i no Green Pass nella categoria dei sorci. E questa parola non la uso ovviamente a caso, perché la famosa uscita dell'esimio dottor Burioni sui Novax che dovrebbero stare a casa chiusi come sorci, fa capire il livello anche di mancanza di rispetto, no? Che c'è in queste persone che sono diventate paladine della verità unica e praticamente tendono a umiliare chi non la pensa come loro in maniera anche abbastanza senza contraddittorio, ovviamente, perché il contraddittorio Ma poi la discussione di dover ripensare delle cose, quindi il contraddittorio non c'è mai in questi casi. da giorno 15, se le persone tipo non vogliono, se vogliono lavorare, se non vogliono essere presi come evasori, terroristi, come Novax, tutto questo si devono vaccinare. Perciò tipo adesso si creerà, anzi si è già creata da tempo, una classificazione, anzi due categorie, i vaccinati e i non vaccinati. I vaccinati che dal giorno 15 praticamente, se non ho capito male, non dovranno più farsi tamponi, non dovranno farsi un cazzo più nessun controllo e potranno fare quello che cazzo vogliono, mentre i vaccinati che dovranno comunque fare, addirittura hanno richiesto una proroga del tampone, cioè nel senso che il tampone possa durare 72 ore e non più 48 ore. Un calo dei prezzi del tampone, che comunque si aggirerà sempre su 45 euro, no, 45, scusate, 15 euro. Quindi, tipo, ogni 3 giorni queste persone devono spendere 15 Ma euro per andare a lavoro. le persone che dicono queste cose non sono diciamo, non sono dei pericolosi criminali. Le persone che hanno chiesto questo sono i sindacati, dei lavoratori. Se ci sono sindacati, penso che tu ti riferisca a loro, no? Ci sono i sindacati che hanno spiegato come effettivamente il Green Pass non tutela i lavoratori, bensì esclude, bensì è contro le persone che fondamentalmente hanno bisogno di lavorare, poi parliamoci chiaro. Vabbè, E se io. Rosinino sta scrivendo: solo mio marito non mi ha fatto Prima firmare nessun consenso di prima mettere. di mettermi incinta. Vai, continua, scusa. Infatti, Rosanna sta dicendo anche: scherzi a parte, questo Green Pass non serve a un cavolo perché la gente così sta capendo che basta fare una dose di vaccino per fare quello che si vuole. E questo è un altro tema che vorrei, diciamo, snocciolare. Il Green Pass in se stesso non testimonia il fatto che tu sei immune. Non dice questo. Il Green Pass non dice che tu sei immune al Covid. Ovviamente. E soprattutto il Green Pass, nel caso dei vaccinati, non dice che sei negativo. Quindi tu puoi tranquillamente avere il Green Pass ed essere positivo e contagiare altre persone. Ma hai il Green Pass e quindi puoi andare a mangiare al chiuso, puoi andare, non so, a ballare, non so se ora si riaprirà qualche cosa del genere. Quindi, tecnicamente, un Novax che si è fatto il tampone e che è risultato negativo è molto meno pericoloso di un vaccinato, ok? Che potrebbe Quindi tu mi stai trasmettere. dicendo che a parità preferiresti un non vaccinato che si fa il tampone ogni 72-48 ore, quello che è, piuttosto che a un vaccinato che si fa il tampone una volta ogni morte del Papa, giusto?
Sì, tra l'altro anche i vaccinati per alcune cose, per esempio adesso so che per prendere alcuni mezzi tipo gli aerei, per alcune situazioni, devono comunque fare il tampone, anche i vaccinati. Dipende dallo stato dove, dipende dallo stato e dalla compagnia aerea, cioè dai, sì, esatto, ce ne sono alcune con la quali viaggi. Quello però che voglio dire, sì, scusa. Dimmi. No, quello che volevo dire, effettivamente il discorso dei tamponi, si eliminerebbero veramente tantissime polemiche sul Green Pass se ci fosse la possibilità di fornire tamponi gratuiti. Perché questo eliminerebbe qualsiasi forma di presunta discriminazione, perché una persona può dire, perfetto, non voglio vaccinarmi per i cazzi miei, ma so che posso farmi il tampone, perché lo Stato mi permette di non essere un cittadino di serie B, ecco, mettiamola così. Anche perché poi mi sembra di capire che di soldi pubblici ne vengono continuamente immessi, perché fanno sempre manovre, sempre bilanci, come cazzo chiamo, scostamenti di bilancio, queste cose qui, no? Quindi non mi sembra che una misura per avere dei tamponi gratuiti sia una cosa impossibile, perché poi alla fine sì, c'è crisi di qua e di là, però poi alla fine i soldi li tirano sempre fuori, ma diciamocelo apertamente, se vogliamo essere proprio, diciamo, fare un ragionamento anche un po' superficiale. Io dico soltanto questo: secondo me il tampone gratuito toglierebbe un sacco di problemi. Però che voleva dire? il tampone. Perché, cioè, quello che secondo me, poi io vi racconto quello che so da parte di Moro, dalla mia ragazza che è infermiera e la sua mamma che è medico, sul fatto che, ok, se uno si fa il tampone ogni 48, 72 ore, quello che è, ovviamente sai se ha il Covid o meno, giusto? Però nel momento in cui tu ti prendi il virus, la sua carica virale rimane immutata dentro di te. E quando tu lo passi a un'altra persona, scende di poco, ma comunque il virus rimane quello che è. Mentre con il vaccino, se io sono vaccinato e me lo prendo, posso anche averlo, però la sua carica virale cade proprio, si può anche dimezzare in alcuni casi, poi dipende dalla variante, da questo e quell'altro. E quindi se io che mi sono vaccinato lo posso un altro vaccinato, si dimezza, a sua volta si dimezza finché il vaccino, il virus comincia a decadere. Mentre e il fatto che io posso finire in terapia intensiva, oltre al fatto che sono giovane, ma se succede a una persona che ha 50 anni è molto meno rispetto a una persona che si dice io mi faccio il tampone, ma se te lo becchi sei una di quelle persone che va in terapia intensiva, non è, cioè, certo, assolutamente, cioè, non torni più come prima, è quello il problema. Sono totalmente d'accordo col tuo discorso, sono a pro vaccino, però non sono pro nei confronti di comunque questa divisione, questa classificazione, di questo, in un certo senso, etichettare le persone. Tipo, dal punto di vista medico siamo d'accordissimo. Ok? Sì. Però dal punto di vista però voi alla fine razziale, perché si va a finire sempre, chiamiamolo sociale. Dal punto di vista sociale si va sempre a finire in questa cosa, nel senso, ma se uno ha paura, ok, di farsi un vaccino, perché portarlo allo sfinimento? Perché, tipo, crocifiggerlo? Capisci? Qua non si tratta, tipo, di un fattore medico, perché ovviamente, tipo, io spero che si vaccinino tutti. Chi può che si vaccini, ovviamente. Perché, come hai detto tu, potrebbe anche dimezzare la carica virale, potrebbe anche far sì che, ovviamente non sono un medico, io parlo per quello che leggo e quello che sento, potrebbe anche non far mutare in un certo senso il virus, e i risultati sono anche che le terapie intensive, che sono la cosa principale in Italia in questo momento a livello proprio di diciamo che è il settore più fragile che sta colpendo questo virus, e le ha nettamente, tipo, diminuite in confronto magari all'anno scorso. Ovviamente siamo adesso da settembre, ad ottobre vedremo. Ad oggi si parla di 5.000 contagi, magari l'anno scorso già a settembre, se non sbaglio, eravamo a
10.000, 20.000. Quindi certo, è anche vero che molti si fanno il tampone, un po' rapido. Stanno scrivendo tante persone, comunque dovremmo rispondere, tipo Marco sta scrivendo, sì, certo. Sta scrivendo anche Rosa, che saluto. E diciamo che allora Marco aveva detto... Beh, io intanto rispondo un attimo a Rosa, a quello che dice che probabilmente secondo lei il vaccino potrebbe creare delle varianti. Su questo io ho un disaccordo, perché comunque le varianti che si sono formate, tra cui la variante inglese, quello che era sudafricana, si sono formate a dicembre del 2020, quindi prima che il vaccino venisse immesso nel mercato, perché le prime vaccinazioni sono arrivate a gennaio. E quindi le varianti si creano perché entra in un corpo di una persona, il virus, poi siamo tutti diversi, c'è chi ha abusato di antibiotici, quindi trova un sistema immunitario un po' più forte, un po' più debole, quindi si fa i suoi calcoli il virus, è per quello che è un po' più bastardo rispetto agli altri. Questo è un problema, sì, è un rischio che senza vaccino possiamo far sì che possa variare ancora. Sì, infatti il discorso delle varianti probabilmente è una cosa naturale, che credo che valga poi per tutti i virus che noi abbiamo visto nella storia. Forse, ecco, quello che si può un attimino discutere, anche se poi comunque è una discussione che lascerei a qualcuno che è più esperto, la discussione è se era opportuno iniziare subito delle vaccinazioni sapendo che questo era un virus ancora molto mutevole. Cioè... No, ma aspetta, non è proprio così. Infatti ce lo stanno dicendo anche in chat. Allora, il virus muta da persona in persona o da eventualmente persona animale e viceversa. Ok, quindi nel momento in cui tipo io lo trasmetto a te potrebbe mutare come potrebbe non mutare, ok? Non è che muta così, muta per trasmissione, ovviamente, si creano delle varianti in base da persona a persona, quindi tipo non è proprio come detto. Okay, per il resto è la variante mu, non la conosco onestamente la variante mu. Io sono ancora fermo alla variante Delta, perché ho smesso proprio. La variante Mu mi sembra che è stata individuata parte del Sud America, Colombia, Cile, non mi ricordo, ma i casi erano veramente bassi. C'era forse un caso in Europa, ma questo ho letto 2 settimane fa, però so che era presente nel Sud America. Ovviamente... Non so se vi ricordate quando c'è stato l'uccisione dei... Che animali erano? I bisoni, ecco. Ecco, in quel caso li hanno dovuti abbattere, per esempio, perché potevano effettivamente crearsi delle mutazioni del virus, che a sua volta hanno intercettato, o perlomeno così si diceva che era stato... trasmesso da gatti che c'erano là del vicinato. Praticamente li hanno dovuti sterminare, perché praticamente se questo virus tipo girava fra tutti questi animali, tipo aveva un tasso di, cioè di, nel senso di mutazione altissimo, e quindi li hanno dovuti sterminare tutti. Incredibile. No, riusciranno a fare l'alfabeto è lungo, quello sicuramente. Ora invece parliamo di un'altra cosa, un attimino se riesco a... Ecco, se faccio una ricerca per capire se è un'altra cosa. Ah no, ok, questo è... Questo green, famoso Green Pass per il lavoratore, quello del 15 ottobre, è stato rinominato Super Green Pass, no? Tu se avete visto la denominazione Super Green Pass, il che mi fa un po' sorridere, no? Perché mi fa percepire quello che vi dicevo prima, quel clima da presa per il culo, no? Cioè tipo che come se ti volessero infiocchettare una presa per il culo, non lo so, tipo queste parole, questi termini qui, Super Green Pass,
queste lettere delle varianti. Sembra un cazzo di videogioco certe volte, ragazzi. Non lo so, un manga. Sembra siamo davanti a un manga. Il Super Game Pass di terzo livello uscirà. Sì, Quelle fa crescere i capelli le persone dietro così. comunque adesso c'era anche appunto c'è un problema appunto riguardo il Green Pass, anche sicuramente per tanti studenti che staranno riprendendo a andare nelle varie strutture scolastiche. Ah, sa che sta scrivendo Marco, vabbè, da sé più che un virus si moltiplica. Come nei non vaccinati, più aumenta la probabilità che ci siano delle mutazioni e quindi delle varianti. Giusto. Poi, come stavo dicendo, appunto, ora stanno riprendendo anche le scuole. L'anno scorso ci siamo ritrovati, secondo me, in quelle condizioni anche per quello. Però anche lì, tipo, come che fai? Cioè, queste povere anime hanno perso un anno e mezzo della loro esperienza scolastica che tutti abbiamo vissuto e purtroppo siamo sempre lì, va, ecco, stiamo rinunciando tutti a qualcosa man mano. Però Chi ha è un anno e mezzo che denunciamo, il discorso è un altro, perché quello che hai detto tu è che per esempio nelle scuole i focolai stanno veramente, ci sono i focolai nelle scuole e praticamente alla prima casistica si va tutti di nuovo in DAD, dopo che era stato detto mai più DAD, perché era DAD, no? È una forma di didattica assolutamente non formativa, e sono d'accordo su questo, perché dai, vogliamo mettere, io posso capire che magari io devo fare non lo so, devo lavorare oppure devo fare un corso, io ho 29 anni, faccio un corso online, per esempio, lo faccio ed è una cosa, però quando parliamo di scuola non parliamo solo di apprendimento dal punto di vista delle nozioni, parliamo ovviamente, come ben sapete tutti, anche di una forma poi di creazione emotiva, cioè la persona si forma, il bambino, il ragazzo si forma a livello sociale, a livello relazionale. Quindi la DAD è dannosa. Però ai primi casi, DAD subito, di nuovo, a settembre 2021, dopo che era stato detto mai più DAD, di nuovo in DAD, perché evidentemente. Però è anche vero questo. Tipo, tu prendi il caso, no? Tu sei padre, hai un figlio di 10 anni che si prende il coronavirus. Tu vai a lavorare, magari tua moglie va a lavorare, ok? Si prende il coronavirus, poverino, può mai stare tipo a casa da solo? Non potrà mai stare. Aspetta, abbiamo messo Stefano che sta morendo. Ah. Dico, è una problematica anche quella. Cioè, nel senso, io penso che i genitori stessi non vogliono la DAD. Probabilmente sì, perché alcuni genitori diciamo che la scuola per noi è un modo anche di parcheggiare, chiamiamola così, detta in maniera ovviamente in maniera bonaria, parcheggiare i figli, ma non è un parcheggiare, è comunque veramente incoraggiare il loro inserimento nella società. Quindi magari per quello ecco che la DAD. Poi comunque ragazzi, parliamoci chiaro, lo smart working, la DAD, hanno tante cose positive, però a volte cioè, è bene anche uscire di casa, nel senso uscire per andare a lavorare, uscire per andare a scuola, perché comunque sai, restare sempre a casa con la famiglia che non sei abituato. E poi nascono certe dinamiche. Per esempio, Contatto è fondamentale. parliamo Sì, io. della più becera. I lockdown hanno portato anche ad aumenti delle violenze domestiche, proprio se vogliamo parlare proprio di cose spicce, la cosa proprio più becera possibile. Stefano, Cioè, dicevi? io vi racconto del fatto che qua in Svezia, che il fatto che la gente comunque, non essendoci stato lockdown, la gente ha deciso di mettersi in smart working da sola, adesso la gente non riesce a farne a meno.
anzi, la gente preferisce lavorare in smart working perché la gente dice: senti, io già a me sta sul cazzo vedere il mio collega, io prendo il mio computerino, vado nella mia casa sul lago o in mezzo alla pratica quello che è, e stanno là e lavorano. Ma questo è che qua una cosa che ho notato molto, qua in Svezia va un sacco, mentre in Italia ho degli amici che dicono: io dopo 10 giorni che sono a casa a lavorare, voglio di uscire a parlare con i colleghi, interagire come dici te. E quindi anche il fatto che a livello culturale cambia molto. Però io la penso come Daniele, come anche per i bambini, se non, il genitore non può stare a casa con il ragazzino che fa la dad, perché comunque deve iniziare a stare da solo e fare tutte le sue esperienze. Però d'altro canto, se c'è il boccia che sta male, la febbre, costringe i genitori a stare a casa in isolamento fiduciario, via così, giorni di lavoro, questo e quell'altro, son cazzetti amari. Sì, tra l'altro ho visto, se non sbaglio, ieri o avantieri, una storia di una ragazza che parlava di una sventura che gli è successa proprio con questo discorso della quarantena, dell'isolamento, no? In cui praticamente, se non sbaglio, sua sorella era risultata positiva, ma lei era negativa, e poi dopo un po' è risultata negativa anche la sorella, però praticamente fra una cosa e l'altra. Lei non era libera di uscire se non prima si fosse fatta tipo almeno 24 giorni complessivi di quarantena, che in realtà per legge dovrebbe essere di meno. Ora non so ad oggi quant'è 21, sono la 21, quarantena obbligatoria, però cioè settimane, come? sono 21. Però voglio dire, io mi ricordavo, non vorrei sbagliarmi, che fossero diminuiti. Io non mi ora posso eventualmente controllare, anche perché poi, se non sbaglio, non sono gli stessi giorni per tutti, perché ci sono Dopo posti in cui lo posso anche, lo posso mettere anche. Dopo 21 giorni, tu per lo stato sei un positivo a lungo termine, con una carica virale bassissima, quindi tipo se potresti anche uscire, ma è consigliabile appunto non avere contatti magari con gente che in un certo senso è più sensibile o magari anziani o gente magari con qualche patologia. Infatti Sì, 21, sono esattamente 3 settimane. per esempio sul discorso per esempio per chi arriva in Italia deve farsi 5 giorni di quarantena fiduciaria, che Come, scusa? ovviamente 5 giorni di quarantena fiduciaria per chi arriva in Italia dall'estero, almeno Per chi questo arriva ci. in Italia? Sì, aspetta. Se, ma Di senza, se, se, senza Green Pass? quando? No, ma Che già senza Green fa, cioè, Pass più che altro adesso. io. Allora, Non puoi nemmeno viaggiare a meno che non hai no, questo discorso qui, l'isolamento fiduciario, vale per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver presentato contestualmente sia il tampone sia il certificato di vaccinazione. Quindi, se tu ti sei fatto il tampone e hai il certificato di vaccinazione e arrivi in Italia, entri in Italia, non hai bisogno di questo, che mi sembra anche una cosa sensata, nel senso, se io ho il tampone negativo, perché mi devo fare la quarantena? Sempre se poi, ovviamente, nel viaggio non è successo qualcosa. Beh, comunque, tutto comunque. questo, noi stiamo parlando di Green Pass, ma a voi o perlomeno chi è, magari Stefano, il Green Pass, non so se ce l'hanno, ma tipo, ve l'hanno mai cercato il Green Pass quando siete entrati? Ma in percentuale nei locali al chiuso, quante volte ve l'hanno cercato? Anche le persone che ci stanno sentendo. Allora, nei locali al chiuso, sinceramente, quasi sempre perché comunque, devo dire la verità, la maggior parte visto che c'è ancora la stagione calda, la maggior parte delle cose le abbiamo fatte all'aperto, tipo mangiare oppure andare a giocare, eccetera, eccetera. Però quando c'è stata la necessità di andare al chiuso, sinceramente parlando, mi è capitato soltanto una volta in un bar che me l'hanno soltanto chiesto. Cioè, si E sono non te l'hanno fidati. mai provato. Avete il Green Pass? Gli abbiamo detto di sì, cioè si sono fidati. E
Il che non è che sia esattamente l'ideale, diciamo che poi comunque hanno avuto fiducia, però qualsiasi persona potrebbe, cioè ora che lo sai, guarda, vai in quel bar, gli dici che hai il Green Pass e ti No, saluto. ragazzi, dico la verità, a me l'hanno chiesto una volta il Green Pass da quando ce l'ho e non è che non sono andato in giro a mangiare o a fare. Hanno cercato una volta sola, quindi tipo il problema non è anche solo tutto, ci stiamo scannando tutti per questo Green Pass, ma poi alla fine non lo chiedono a nessuno. Diventa un pretesto sempre tutto per fare polemica. Sempre tutto per fare polemiche. Beh, diciamo che c'è anche da dire che purtroppo c'è sempre una differenza di comportamenti a livello sociale, di disciplina sociale fra il nord e il sud. Questo dobbiamo dircelo perché non è che dobbiamo prenderci per il culo. Sappiamo benissimo che, specialmente in Sicilia, nel sud Italia, c'è un po' meno disciplina da questo punto di vista. Poi non è detto che se vai in un bar a Milano lo stesso non te lo chiedono, però anche a sentire chi ci vive al nord, io ho visto gente scendere durante l'estate qui in Sicilia e dire qua sembra che il virus non ci sia, perché non chiedono niente, le persone non girano senza mascherine, eccetera, Altro. eccetera. Anche in periodi in cui Ci noi. stanno scrivendo, alcuni lo chiedono, ma certi ristoranti e bar non chiedono mai. Poi i centri commerciali non chiedono nulla. Infatti, vedi, Nave non chiede nulla. Poi a me è capitato al centro scommesse, io ho detto di sì, ma poi non hanno controllato, anche perché non l'avevo in realtà. Con la scusa del Green Pass, ti obbligano a fare il vaccino, sì, ed entrano i soldini. Beh, non lo so. In un Diciamo certo che senso forse ci guadagnano di più se tu non te lo fai il vaccino, forse. Però. sì, ci guadagnano quando poi ci guadagnano magari di più le farmacie quando poi si devono curare. Esattamente. Infatti adesso si parlava Conosciuto. appunto di una diminuzione del prezzo del tampone in sé. Però continuiamo il tuo discorso. No, il discorso è che io avevo parlato con un ragazzo che mi diceva di aver preso la variante inglese qualche mese fa, più o meno sotto Pasqua, e raccontava di come gli abbiano fatto prendere dei medicinali assurdi che l'hanno fatto stare malissimo, proprio l'avevano abbattuto, nel senso che era proprio debolissimo, era proprio sotto un treno praticamente. E comunque lui ha sperimentato, diciamo, dal vivo di come. Di come effettivamente le farmacie hanno in questo periodo hanno veramente spaccato con tutti questi medicinali che insomma che giravano così, che venivano smerciati. Volete vasellina, così entra meglio il discorso presa per il culo. Ah, pensavo che fosse ancora un discorso di sexy trap. No, spero che non fosse lei la sexy trap dell'altra Comunque, volta. mi fa stare bene questa cosa. Devi mettere il Vabbè, sì, effettivamente, va bene. Green pass obbligatorio per poter andare in chiesa. Questo mi fa godere come un riccio appena nato. Godo come un riccio appena nato. E questo era un'altra delle grosse buffonate che abbiamo dovuto subire, perché ricordiamoci che le chiese avevano regole tutte per loro, come se in chiesa l'acqua santiera fosse, non so, una forma di muri. L'arcidiocesi di Milano ha infatti stabilito che servirà il Green Pass anche all'interno delle sue parrocchie per preti, coristi, catechisti, ministri delle straordinarie delle comunioni, educatori di doposcuola e delle scuole per stranieri di tutte le parrocchie. Ottimo, ottimo. Siamo al Ottimo. top. Siamo al top, si vola. Ottimo. Si vola. Avanti tutta, avanti tutta. Allora, Cosa buona, cosa ci buoni. scrive Maria Rita che salutiamo. Personalmente nei ristoranti sempre chiesto, no in vacanza in albergo perché mi ha detto che per loro non era obbligatorio chiedertelo, un po' assurdo anche perché usufruivo anche del ristorante. Infatti. Effettivamente è un po' assurdo. Devo dire la verità, quando mi è capitato di utilizzare
diciamo, degli alberghi, anche se si trattava più di B&B, quindi non c'era una particolare... Chi è che è successa? Ah, sì. Lei sicuramente, sì, sicuramente lei mi avrebbe fulminato se mi fossi espresso in questi termini, Rosanna. Comunque... Sì, prego, preghiamo a casa. Chi vuole pregare? Chi vuole esprimersi in altro modo, ovviamente lo può fare. Autorizzatissimo. Non mi ricordo che stavo dicendo, no, comunque ho soggiornato fuori, però sinceramente non ricordo se mi abbiano chiesto il Green Pass, devo dire la verità. Ragazzi, adesso vi leggo un'altra notizia. Vai. Eccola qua. Green Pass in palestra? Sì, ma mostrato, non consegnato. Ci ha pensato il garante della privacy. Praticamente, allora ragazzi, quando vi chiedono il Green Pass e vi dicono ah, dateci una copia, non fatelo. Perché praticamente stanno... è un... Allora, leggiamolo meglio. Il garante della privacy è immediatamente alzato, escludendo che qualcuno, anche solo a fini evidentemente di comodità, così da non doverne chiedere in continuazione il documento, potesse chiedere una copia da conservare nel proprio archivio. Questo va contro la legge sulla privacy, quindi va solo esibito e non consegnato. Porco. Chiedere copia del Green Pass da conservare è un abuso. Per tutto il resto è carne e onestamente posso dire una cosa. Ma poi, ditemi una cosa, che io sono rimasto fuori dal... voi che siete là, io devo sempre avere la copia cartacea o vi va bene se io lo mostro quello sul telefono? No, la telefono, anche perché tutti adesso, o perlomeno le strutture quelle dove c'è più afflusso di persone... hanno un'app che possono scansionare il tuo QR code, quindi sei a posto. Stavo dicendo il discorso della violazione della privacy, mi sembra molto molto relativo, nel senso, io per esempio per iscrivermi in palestra, per iscrivermi, non per esibire Green Pass. Comunque dei miei dati li ho dovuti lasciare. Ma il tuo documento... Non di più, però... È un po' come se ti chiedono la tua carta d'identità e tu gli dai la tua carta d'identità. Questo è diventato ad oggi un tuo documento fondamentale per poter accedere in delle strutture. Quindi è un po' come se tu stai prendendo la tua carta d'identità, gliela stai dando alla palestra. Al fine di lotta, perché ha detto io il documento lo do solo alle forze dell'ordine. avanti tutti, cazzo. Avanti tutta. Bravo Antonio. Per dire questo, cioè effettivamente solo le forze dell'ordine sono tenute a chiederti un documento come la carta d'identità. Non è che io vado in giro e ti dico scusa, mi dimostri che sei tu, mi dai la carta d'identità. Che cazzo? Dico, non è che... E se per esempio io esibisco il Green Pass di un altro? Si nota, si nota. Vediamo, ora lo cerco. Se esibisco... Ma scusa, viene fuori scritto, non so, io ti invio il mio, viene fuori scritto Stefano Bianco, ma loro non sanno come sono fatto. E non sanno come ti chiami te, effettivamente. Loro, a meno che tu non gli mostri la carta d'identità e fanno un doppio controllo. Ecco, controlli Il ministro dell'interno aveva dichiarato inizialmente che andava chiesto anche il documento, poi ha corretto il tiro, ha detto i commercianti non diventino degli agenti di polizia, ecco, non si iscrivono, ecco. Ho trovato un articolo ottimo che risponde a delle domande. Ecco, in quali occasioni viene richiesto il Green Pass? È richiesto per partecipare alle feste, per cerimonie civili e religiose, per accedere alle residenze sanitarie, assistenziali o altre strutture, per spostarsi in entrata e in uscita dal territorio classificato in zona rossa o zona arancione. Attualmente l'Italia è non è vero, non siamo in zona bianca. Dal 6 agosto serve anche per l'accesso ai servizi di ristorazione, bla bla bla, bingo, casinò e così via.
Cosa attesta il Green Pass? Il Green Pass è una certificazione in formato digitale e stampabile emessa nella piattaforma nazionale del Ministero della Salute. È valido a partire dal 15° giorno della somministrazione della prima dose fino alla seconda dose. Si deve mostrare il Green Pass in forma cartaceo digitale. Questa è la domanda. Il cittadino può esibire la certificazione verde con il QR code in forma cartacea o digitale. Quindi indifferente. Serve accesso a internet per verificare le certificazioni. Per usare l'app è necessario collegarsi una volta al giorno a una rete internet. Successivamente l'applicazione funziona correttamente offline. Quindi praticamente questa applicazione carica praticamente il database di tutti questi dati e nel momento in cui il record corrisponde va bene. Quanto è valido il Green Pass? Come funziona l'app di verifica? Non ci interessa. Però volevo leggere se tipo qualcuno utilizza il tuo Green Pass, per esempio. Il cliente non può rifiutare di mostrare il documento di identità. Quindi ecco qua. Praticamente dovrebbero chiederti carta di identità e Green Pass. Eccoli. Dovrebbero. Dovrebbero, certo, però se già non ti cercano il Green Pass, ragazzi, è finita. Vabbè, diciamo che si va numericamente. Quante persone sono in questo locale? 15. Abbiamo 15 Green Pass a posto. A Basta che alla posto. fine la somma, come si dice, la somma fa il totale, Eventualmente si va di fotocopia. no? Eventualmente vi raggiungo. Eventualmente vi raggiungo. E niente. Ah, Green Pass quando c'è reato. Sempre. Allora. Quanto tempo? Quali sanzioni? Chi non è provvisto di Green Pass, attenzione, può accedere a determinati locali o attività, ma rischia sanzioni che vanno da 400 a 1000 euro. Sento, che bello. Posso entrare Tu però. puoi entrare, però quando è reato, fatta la legge, trovato un inganno. Per ottenere il Green Pass c'è chi è disposto a violare le regole. Le frodi sono sostanzialmente di due tipi: contraffare e acquistare un certificato falso e esibire la certificazione ad un'altra persona spacciandosi per essa. Reato di truffa. Truffa. In chat Maria Rita ci dice: se andate in app Immuni e volete fare lo screen del QR anche per mandarlo a qualcuno, per esempio, non ve lo farà fare perché contiene cose private. Questo è quello che mi dice il mio telefono. Effettivamente alcuni telefoni hanno la funzionalità, non so se quanti, se tutti o meno, la funzionalità che tu non puoi fare screen in alcune situazioni, in alcune pagine. Certamente, invece tipo io col mio riesco a farlo e eventualmente tipo se non me lo fa fare con WhatsApp, se c'è qualche controllo attivo lo faccio con Telegram. A posto, o con qualsiasi altra chat, dico non per forza 400 euro per non volerli fargli guardare un documento, geniale, perché non ci ho pensato prima. Si potrebbe creare un business. Tipo, fai una festa, dice qui non c'è bisogno del Green Pass, poi arrivano i controlli e poi si fa il 50%. Esatto, 50-50 con le forze dell'ordine, quelle che abbiamo citato prima. No, non è incredibile. Vabbè. Comunque, E ragazzi, niente. io, cioè, nel senso, cos'altro avete da dirmi? Parliamoci chiaro, Fispa, dimmi tutto quello che pensi. Beh, amico mio, io penso che sarebbe l'ideale che tutti si vaccinassero, ma allo stesso tempo chi non vuole vaccinarsi, che non si vaccini, e la speranza è che lo Stato tuteli queste persone. Perché è giusto, cioè c'è la libertà di scelta a buttare la matosca, perché? Perché tipo non tutelare? Questo ci vuole anche. E invece un pensiero un pochettino più ampio di Stefano anche sulla situazione che c'è in Svezia, che tu hai accennato. Non so se tu magari hai notato qualche altra differenza nell'approccio rispetto a Green Pass, pandemia, eccetera, eccetera.
Allora, io parto da quello che secondo me è il Green Pass in Italia. E allora, guardando come cosa è successo lo scorso anno, gli italiani, mi sembra, noi come persone, dai una mano e ci Certo. prendiamo il braccio. Cioè, come c'è stato Sì. un attimo, hanno riaperto un attimo le gabbie, tutti hanno cominciato a fare quel cazzo che volevano, c'è stato il casino della Madonna ed siamo ritornati come era. Ci si aspettava e c'è stato tutto un casino a novembre, dicembre, gennaio di tutti gli ambarabacci cococò. Quindi secondo me il Green Pass, anche se è un'infamata, potrebbe avere un lato positivo come, non so, estremo in Cina che hanno chiuso tutti in casa, però poi alla fine dei conti il virus non c'era più, però ovviamente quello stiamo parlando Vabbè, di minchia, ma là sono in quasi una dittatura. Là dittatura. Quello sono è, in quindi dittatura. a volte serve il braccio di ferro, non in maniera così estrema come c'è questo Super Green Pass, però diciamo che i media dovrebbero aiutare a far capire senza dire che i vaccini uccidono, che il Novax è un coglione, tutte quelle cose là, a Bella domanda. sensibilizzare sia da un lato che dall'altro. Allora, qua ci scrivono, e ora vi faccio una domanda a voi due. Questo Natale come sarà secondo voi? Beh, beh, beh. Amico mio. Andiamo di nuovo dal balcone? Secondo me sì. E voi? Io confido nel fatto che la vaccinazione faccia il suo dovere. Sempre ci saranno tanti casi, potrebbero esserci un innalzamento dei casi, ma finché le terapie intensive Terapia. sono a livelli normali e c'è solo gente che ha già un piede nella fossa, purtroppo va anche bene. Se invece ci si riempie come l'anno scorso, sono cazzi da cagare. Allora, io vi ricordo che ogni volta che pensavamo di esserne usciti, ce la siamo ripresa costantemente di nuovo nel culo. Non dimenticatelo. Pensavamo di aver fatto tutto con un lockdown. Pa. Secondo lockdown. Io la penso, abbiamo fatto i 18 di lockdown. Io la penso come Stefano. Dal punto di vista sanitario, credo che la vaccinazione avrà i suoi effetti. Anche perché se non li dovesse avere, allora significa che realmente siamo di fronte a una grossa presa per il culo. Quindi sarà bene che la vaccinazione abbia i propri effetti. Lo dico quasi a mo' di minaccia, tipo sarà meglio che funzioni, perché altrimenti spacco tutto. Grazie, Scendete. eventualmente se non dovesse funzionare comunque articolo 21 aumenterà le live per intrattenervi la sera e abbiamo risolto Cioè, più che altro a me la cosa che mi ha fatto sempre un po' storcere il naso è come è stata gestita il primo lockdown, perché se adesso andiamo a vedere i casi che c'erano a marzo, aprile 2019 e quelli che ci sono stati nel 2020, c'è un baratro di numeri, a meno che poi non so come gestiscono i numeri, chi è stato veramente contagiato, chi è morto, chi non è morto, poi ci hanno marciato sui numeri, questo è morto per Covid e in verità era una povera persona che aveva il tumore, cioè aveva questo, cioè aveva il sistema immunitario sotto le Purtroppo scarpe. Purtroppo anche lì, qui secondo me. anche l'informazione, come sempre Sì. sta, è uno strumento di controllo delle masse. Io ora vi faccio un esempio che ho sentito, non mi ricordo se oggi o ieri, al telegiornale. Al telegiornale hanno detto questa frase, che è una frase falsa, diciamolo subito, no? Cioè si parlava del nuovo Green Pass, in cui si diceva che il Green Pass e poi hanno utilizzato come sinonimo di vaccinati, hanno usato immunizzati, no? Come l'ha fatto anche il presidente Draghi, non Sì, più sì, sì. tardi di qualche settimana fa, introducendo, se non sbaglio, il primo Green Pass. Questa è una frase che non si può dire, che non puoi dire in televisione, non puoi dire in un telegiornale, non fai servizio pubblico se dici questo, se dici immunizzati. Non puoi usare la tecnica giornalistica
del cercare un sinonimo perché per non ripetere la stessa parola, ok? Perché no, non è così, è esattamente quello che hai detto. Non è un sinonimo. Ci sono casi in cui la vaccinazione equivale ad un'immunizzazione, però stiamo parlando di altre cose. Un giorno probabilmente sarà così anche per il Covid, perché alla fine si va avanti a livello di progresso. Alla fine la soluzione si trova sempre. Però non è ancora questo il caso, cioè non siamo ancora al caso in cui un vaccinato è immunizzato. Antonio ci scrive: ma perché le altre nazioni sono combinate peggio di noi e hanno abolito il Green Pass? Lo hanno abolito perché, per esempio, in Inghilterra hanno raggiunto l'80%, il 90% di vaccinazione. Però comunque hanno 40-50 mila casi al giorno. Non sappiamo, io onestamente, tecnicamente non so loro, credo siano molto più preparati di noi a tutto questo, anche a livello di terapie intensive, di strutture ospedaliere e quant'altro. Ad esempio, la Germania non ha avuto di questi problemi perché prima del Covid avevano già oltre 50.000 posti letto in terapia intensiva, noi ne avevamo a malapena 4.000, che sono il 10%, e quindi per loro è stato più semplice contrastare tutto questo. Noi, in certo senso, dal punto di vista medico, siamo nel terzo mondo in confronto a loro, e quindi abbiamo bisogno di questo Green Pass, in sintesi. Cioè, più che altro, secondo me, il problema dell'Italia è il divario che c'è tra un ospedale che può essere del nord, come anche quello del sud, o quello del centro, dove c'è chi non ha un posto letto neanche a pagare l'oro, e chi deve fare anche l'operazione chirurgica con i topi che girano, mentre vai a Milano c'hai la clinica top del top. Come anche qua in Svezia, quando Lovren, che è il ministro, ha detto sì, noi marciamo sull'idea del... Si è bloccato. Sembra un fattone. In Svezia poi non c'è stato nulla di tutto ciò. Abbiamo capito un cazzo. Però vabbè. Quindi... Ti sei bloccato. Ti sei bloccato tipo a metà discorso. Non lo sappiamo, che ti sei bloccato proprio nel meglio. Ha detto il primo ministro. Ah, il primo ministro ha detto: noi seguiamo l'idea di Boris Johnson che faremo l'immunità di gregge, giusto? Si è bloccato. A posto. Niente, non te lo vogliono fare i poteri forti. La Lucchese! La Lucchese! La Lucchese! Hai nominato il pericoloso sovranista Boris Johnson, e quindi i poteri forti ti hanno shuttato down, come si dice, ti hanno fatto uno shutdown della parola. Riprova di nuovo, dai. No, non va un cazzo. Inchia, è stato bellissimo. Riprova di nuovo. C'è Zuckerberg che... Vedi? È Zuckerberg. È proprio lui. E poi penso che si fermerà lui apposta per farci lo scherzo, però... Quando inizia a è Zuckerberg che mi sta fermando. Niente. Addirittura! Signor Zuckerberg! Rothschild! Soros Rothschild! Gates! Rockefeller! Rockefeller, i massoni, questi sono i massoni. Fanculo. I massoni della Lucchese, illuminati, vedi, la Lucchese, illuminati, c'è qualcosa che combacia. Sì, no, c'è qualcosa. No, occhio, è caduto. Scusate, il telefono appoggiato su un foglio che ho trascinato. Discorsi scomodi per lui e ci blocca. Ce lo siamo giocati. In sintesi, credo che per chiudere tutto il cerchio, il Green Pass andrebbe quantomeno rivisto nella sua forma, perché una misura di quel genere potrebbe essere utile, ma va sicuramente rivista nella forma. Io non so se la pensate per chiudere.
Sono totalmente d'accordo con te. Beh, questo è buono, perché insomma dobbiamo andare avanti. Comunque, come dice Sgarbi, basta parlare di Covid, molto probabilmente non ne parleremo mai più, se non in casi speciali. No, cioè, te ne parlerà ancora. No, vabbè, in live in un certo senso, solo da questo punto di vista. Sì. Perché ci ha rotto i coglioni, basta, bisogna andare anche avanti. La settimana prossima abbiamo dei programmi interessanti, però siccome siamo scaramantici non diciamo però niente, perché già la settimana abbiamo dovuto fare un po' di cambiamenti, quindi noi contiamo di andare intanto in diretta lunedì sempre qui su Instagram, giusto Fispa? Perché abbiamo molto probabilmente sì, domenica saprete tutto, topic day dovremmo avere, quindi vi informeremo, speriamo anche che la tematica sia interessante, okay? Tra domani e domenica avrete la nostra locandina con gli appuntamenti della settimana, mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi, noi saremo molto probabilmente lunedì qui su Instagram e giovedì molto su probabilmente Twitch. Su Twitch, vi ricordo che su Twitch se avete un account Amazon Prime, quindi avete un abbonamento Amazon Prime, potete abbonarvi al nostro canale gratuitamente. Direi dovete. Avete rotto il caso. È un dovere. Non vi costa neanche niente. Dovere e ordine di saggezza. Va bene, ragazzi, io vi saluterei a questo punto. Con questo Green Pass sulle chiese, godo come un riccio. Io vorrei il lockdown solo per le chiese. Vabbè. Ragazzi, chiudiamo con questo. Non mi piace. Meglio questo. Ciao ragazzi. Che ci sono tutti. Ciao a tutti.